Buon pomeriggio e bentrovati con Studio e Stadio. Siamo arrivati alla 34esima giornata di campionato. Per l'Udinese un'altra trasferta, anche questa volta in uno stadio molto caldo. Dopo il Bentegodi, il Dall'Ara, caldissimo, entusiasta per i successi che sta riportando il proprio club. L'Udinese si trova dunque a 5 giornate dalla fine di fronte il Bologna, rivelazione di questo campionato. L'andremo ovviamente ad analizzare insieme in lotta per la Champions, in realtà in lotta per il terzo posto, mentre l'Udinese non naviga proprio in acque limpidissime, cerca di appunto raggiungere, di evitare la fuga delle avversarie e ovviamente di evitare la retrocessione. Ne parleremo qui ovviamente di tutti questi temi e della sfida di quest'oggi, match che seguiremo insieme a voi, ma soprattutto insieme al nostro studio. Ritorna Gianluca Lena. Ciao Gianni. Buon pomeriggio a tutti, sono tornato. Sei tornato, due gare in trasferta, però insomma sei tornato qui in pedana. Sono tornato in pedana, eh sì, perché il titolare del posto è tornato. È tornato. E allora vediamo il nostro tavolo degli opinionisti. Tiziano Zampieri, ciao Tizi. Ciao Alice, buongiorno a tutti. Niente bretelle oggi? No, oggi no, oggi look più... oggi ci sono dei colori che... Qualche telespettatore attento potrebbe, diciamo, intuire. Difficile, però adesso è difficile. Questa è difficile. È difficile, no? Ciao Andrea Toffolo. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. E poi, immancabile, Marco Tavian. Ciao Marco. Ciao Alice, buon pomeriggio a te e a tutti i telespettatori a casa. Al mio fianco, come sempre, Alessandro Surza. Ciao Alice, ciao a tutti. Buongiorno. Buon pomeriggio. Ale, allora, ci siamo lasciati nella scorsa giornata, poi andiamo a salutare anche il Poma perché chiaramente non mancano i tifosi al Dall'Ara per sostenere la squadra, ma ci siamo lasciati con uno scenario non proprio positivo, no? Uno scenario giusto anche, per dirla. Giusto per, lo diciamo, no? Proiettandoci anche su quelle che sarebbero state le gare di questa giornata, ovviamente affacciandoci giovedì sulla gara di venerdì tra Frosinone e Salernitana. È andata esattamente come speravamo non andasse, con una vittoria roboante del Frosinone, che quindi si stacca dalla zona calda e va a decretare matematicamente la retrocessione della Salernitana. Vediamo come è andata questa gara, ma soprattutto vediamo anche come si sta evolvendo, come si sta svolgendo questa giornata. Beh, guarda, partiamo dalla classifica, visto che la regia ce la propone lì, non credo ci sia molto da aggiungere. Udinese per la prima volta è terz'ultima da sola, non era mai successo in questo campionato, aveva vissuto delle ore in cui magari condivideva il terz'ultimo posto, poi però proprio quando era con l'acqua alla gola, vedi con la Juve, vedi con la Lazio, si era tirata fuori. Speriamo lo faccia anche oggi, perché vincendo andrebbe a prendere di sicuro Frosinone e Hellas in attesa poi dell'Empoli. Quindi è un Frosinone che, se si può poi tornare anche al turno attuale, si va a vedere che appunto apre venerdì il 34esimo turno, vince 3-0 secco con la Salernitana. Non ci aspettavamo nulla di diverso a questo punto della stagione, purtroppo è accaduto. Ha pareggiato il Lecce e a quel punto forse sarebbe stato meglio, visto che aveva sbloccato la gara la squadra pugliese al 92esimo, che la portasse anche a casa. Si sarebbe salvata praticamente matematicamente, avremmo forse, perché no, trovato un avversario più tranquillo. Speriamo che riescano comunque a salvarsi nella prossima giornata. Poi 0-0, un po' deludente tra Juventus e Milan, con una Juve in realtà che ha fatto anche qualcosa in più. Ha vinto la Lazio e questo è un gran risultato per noi, perché il Verona resta lì a una partita, a una vittoria da noi, e live proprio adesso, quando mancano 18 minuti per recupero, l'Inter sta conducendo per 2-0 sul Torino con una doppietta di Çalhanoğlu. Quindi insomma, grande festa anche a San Siro per lo scudetto, che è già ovviamente arrivato. Oggi c'è questa partita così, proprio facile e facile per l'Udinese. Poi vedremo cosa faranno anche le altre, in particolare l'Empoli impegnata a Bergamo e il Sassuolo impegnato a Firenze. Tutte e quattro, quelle che sono più indietro in classifica, affrontano quattro squadre che lottano per le zone europee e tutte e quattro in trasferta. Per ora la Lazio ha fatto il suo dovere. Speriamo non lo faccia il Bologna. Esatto. Bene, grazie Ale. Bene si fa per dire, eh?
La situazione è un po' così, però è chiaro che questo è il momento di rimboccarsi davvero le maniche, cioè non dobbiamo scavarci la fossa da soli, dobbiamo cercare di uscire da questa situazione con compattezza e ovviamente coesione e dare tutto in queste ultime giornate. Sì, la situazione è ovviamente difficile, no? L'abbiamo detto in queste settimane, si è un po' acuita col fatto che il Frosinone abbia vinto, però l'Udinese ha ancora la partita di oggi da giocare, probabilmente era una cosa un po' controcorrente rispetto al sentimento, no? Che c'è tra i tifosi, però io sono ancora convinto che con il tipo di partita che l'Udinese dovrà affrontare, comprese Bologna e Napoli, che sono magari sulla carta un po' più difficili per il valore tecnico, ma con il trittico finale di partite, l'Udinese abbia ancora tutte le armi e soprattutto il potersele giocare con la propria qualità, visto l'importanza delle partite. Sono partite dirette, quindi poi ovviamente saranno partite dirette e sono partite importantissime, quella di oggi col Napoli. Però questa importanza di partite, essendo appunto partite in cui si giocano fra squadre che lottano per lo stesso obiettivo, farcela, vincerle, quella lì avrebbe un valore doppio, no, nella classifica. Quindi è vero che oggi l'Udinese è staccata rispetto al primo posto che vale la permanenza in Serie A, ma in realtà c'è ancora questo filone di campionato molto importante e dalle partite molto equilibrate con avversarie dirette, quindi non la leggerei ancora nell'ottica magari disperata che alcuni tifosi possono, anche capendoli, immaginare già, ma 5 partite sono 15 punti, sono tanti. Eh sì. C'è ancora tanto da giocare e tanto da poter fare in realtà. Vediamo che cosa si fa oggi nel frattempo. Formazioni. Ci siamo. La formazione dell'Udinese non cambia, viene confermata quella in realtà che nelle ultime settimane abbiamo visto titolare, non quella di Roma, dove ovviamente c'erano delle scelte obbligate, in particolare sulle corsie esterne. Quindi Okoye in porta, Perez, Biole, Christensen, quindi bocciato Ferreira, dopo anche insomma lo svarione con la Roma era abbastanza ovvio. Gioca Isibue alto a destra con Wallace e Pagero a fare insomma da schermo, Camara sulla sinistra e poi l'ormai duo consolidato Samardzic e Pereira dietro a Lucca. Andiamo anche, intanto segnaliamo che per Silvestri c'è un attacco influenzale, quindi il portiere bianconero non è in panchina, ci sono Mosca e Padelli per quanto riguarda i portieri in panchina. Andiamo a finire di leggerla, già che ci siamo, visto che poi ce lo chiedono. Sì. Ci sono anche Bosele, Zarraga, Success, Davis, Ferreira, Tikvic, Brenner, Cabasele e Zemura. Questa è la panchina dell'Udinese, mentre il Bologna gioca con ormai consolidato 4-1-4-1, Skorupski, Posch, Lukumi, Boekema e Christensen, non c'è Calafiori, questa ogni tanto li alterna Thiago Motta, oggi è out l'ex difensore della Roma, Freuler a fare da diga e poi Ndoye, Ebischer, Elazzuzzi e Salemakers dietro a Zirkzee. Nel Bologna in panchina ci sono Ravaglia, Bagnolini, Ilic, Moro, Orsolini, anche fuori tra l'altro, Carlson, Corazza, Castro, Lico Giannis, De Silvestri, Calafiori, Fabian. Non è un nome a caso, visto che si è intrecciato tutto il mercato bianconero intorno a questo giocatore, e Urbanski. Benissimo, allora, queste le formazioni, andremo a commentarle con i nostri ospiti. Come sempre, prima vado dal Poma, allora Ale, eccoci da voi. Qual è l'atmosfera? Buon pomeriggio a tutto studio, l'atmosfera è bella, frizzantina. Ci sono 23 gradi a Bologna, siamo tantissimi, quasi 1000 cuori bianconeri. Con me ci sono Martina ed Alessandra, tra l'altro lì che ci sta guardando da casa c'è nonno Ettore Di Magnago, 61 anni d'abbonamento, e voglio mandargli un messaggio, nonno Ettore. Nonno, devi venire in trasferta con noi. Perché in trasferta, caro nonno, ci si diverte sempre, si vince sempre. Tu cosa mi dici? Ho comprato la maglia di Tovendo. Hai comprato la maglia di Tovendo, il tuo idolo. Cosa gli vogliamo dire a Floriana? Di guarire presto perché ci vuole. Ci vuole. La trasferta è andata bene per adesso? Sì, benissimo. Vi state divertendo? Sì. Anche perché è sempre bello andare in trasferta, eh? Sì. Sempre bello, quindi nonno Ettore, mi raccomando, non fartela raccontare la trasferta. Qui abbiamo anche una piccola tifosa, qua bianconera. Venga con me, Ellison, venga con me, che ci ha accompagnato per tutta questa super trasferta. Ha portato le bandierine. Cosa è scritto sulle bandierine, Ellison? Udinese Calcio di San Daniele del Friuli Venezia Giulia, forza Udinese, io sono Friuli Venezia Giulia, la zebretta del Friuli. Io sono Friuli Venezia Giulia, bravissima, insieme a papà e mamma, insomma, chi vogliamo salutare? Qualcuno che ci sta guardando da casa magari in questo momento, o salutiamo solamente papà e mamma che ti hanno accompagnato?
Non lo so. Non lo sai, non lo sai, però salutiamo tutti, noi tutti i parenti di Ellison. Allora, andiamo qua con le zebrette che ci hanno accompagnato per questa super trasferta. Siamo partiti questa mattina prestissimo da San Daniele. Tu naturalmente hai già portato le riserve qui. Mi sono portato avanti col lavoro, perché qui il combattimento nasce dal fatto che qui abbiamo un ottimo Lambrusco e un ottimo Prosecco. Quindi... Ah, quindi così, è partita subito la battaglia enogastronomica. Esatto, degusteremo entrambi e faremo un giudizio. Ma io ho visto anche mortadella contro salame nostrano frulano. Stamattina abbiamo fatto Montasio contro parmigiano reggiano, mortadella contro il nostro salame e abbiamo fatto una disfida tecnica, diciamo. Anche se, cara Alice, io te lo dico, ha vinto la frittata, ha vinto, la frittata proteica per il Poma, una frittata veramente incredibile. Sì, era per te, il nostro amico Giorgio Comand, che è un esperto di frittate, in onore suo abbiamo fatto la mega frittata di degustazione. Senti, per adesso i tifosi bianconeri hanno sempre vinto, anche perché ci siamo fatti un bel giro per il cuore del centro storico di Bologna, insomma ci stiamo divertendo. Adesso speriamo di divertirci ancora di più dopo i 90 minuti, magari i 95 minuti. Noi speriamo di festeggiare, siamo partiti con quella prospettiva, adesso aspettiamo la vittoria. Anche perché l'Udinese si ama sempre. Oh, sempre, sempre, dovunque e comunque. Dovunque e comunque, vuoi fare un pronostico, caro Luigino? 3-1 per noi. 3-1 per noi, cara Alice, chi segna? Chi segna? Questa è difficile, Non abbiamo gol ad orco, non so. Anche il portiere potrebbe segnare, basta che segni qualcuno. Anche perché hanno saputo tutti che non ci sono le bretelle lì in studio, quindi la bretella magari portava non tanto bene. Allora seguitemi. Facciamo ancora una bella recensione. Qui abbiamo lo Schachter di quei tempi, no? Lo Schuster di quei tempi. Insomma, una bella trasferta per adesso. Le nostre trasferte sono sempre belle. Ci divertiamo, cioè, questi qua non ci divertiscono tanto, però... Speriamo oggi di fare magari un colpaccio, dai! Sì, 1-0, pali, traverse, portiere che para tutto e tutto. Magari un pizzico di fortuna anche, no, che più, non... Più di un pizzico, tanta, che meritiamo un po' di fortuna, perché ultimamente siamo stati abbastanza sfortunati, no? Senti, 1000 tifosi al seguito dell'Udinese, sempre bello insomma ritrovarci anche in trasferta. Sì, veramente è bello vedersi così in tanti, ritrovare tanti amici, è bellissimo. Veramente bello. Adesso andiamo anche da questi due mattacchioni che se la stanno raccontando. Allora, c'è Alice che vi sta guardando, fate i seri. Ciao, chi Alice. Siete? Presentatevi. Ciao Alice, sei sempre bellissima. Ecco, basta così? Basta così, non sì. Vuoi fare un pronostico? Non dico niente perché... Perché è meglio, siamo scaramantici. Lei cosa vuole dire invece? Ad Alice intanto. Ciao a tutti, io sono Giulio e... Sei single? Sì. Sei innamorato dell'Udinese tu? Sì. A parte gli scherzi, per adesso la trasferta sta andando molto bene. Alla grande, abbiamo fatto un bellissimo giro di Bologna, qui stiamo mangiando e bevendo adesso e speriamo solo che vinca l'Udinese. Ecco, torniamo... perché il clima... La ciliegina sulla torta. La ciliegina sulla torta, anche perché il clima è buono. Abbiamo portato anche la bandiera dell'Udinese in Piazza Grande, insomma, Piazza Maggiore. Salutiamo lo studio, speriamo che porti bene una volta tanto. Che porti bene, soffriamo insieme. Soffriamo insieme. Allora, cara Alice, adesso vi facciamo vedere quante persone stanno arrivando. Siamo proprio qui vicino al Dall'Ara. Dopo questo spuntino entreremo tutti dentro per questa 34esima giornata. Noi rimaniamo qui anche perché tra poco arriveranno tanti altri ospiti. A voi studio, è sempre solo Forza Udinese. Bene, grazie Ale. C'è molto entusiasmo, devo dire, perché è ovvio, si gioisce e si soffre insieme, comunque sempre insieme alla propria squadra del cuore, anche se il buon Tiziano non l'ha presa benissimo, no, il commento sulle bretelle, tant'è che ha una precisazione da fare. Si lotta sia sul campo, ma anche dal punto di vista enogastronomico, con qualche dettaglio da sottolineare. Allora, no? Le bretelle le ho tolte proprio per questo motivo, perché non si sa mai, la scaramanzia anche in questi momenti diventa determinante, ma devo fare un appunto, perché non puoi farmi un paragone tra il Lambrusco e il Prosecco. No, mi devi fare il Lambrusco e Friulano. Cioè, giustamente. Siamo a Friuli, mi devi portare la bottiglia di Friulano, Prosecco. Diciamo è di comunque derivazione veneta, quindi l'appunto, caro Poma, mi raccomando, riporta queste mie parole, perché il vero confronto avresti dovuto farlo col friulano e sono sicuro che tra friulano e lambrusco avrebbe sicuramente vinto il friulano. Ah, ma il Poma ci sente, quindi il prossimo collegamento lo so, vediamo Infatti, vediamo di detto a posto. Complimenti a
Tiziano Zampieri come alcolista, veramente, veramente. Ma se li intende, uno se li intende, passa per uno che si intende. Che cos'è? È un alcolista. Di aggiungere che pur senza bretella sta su da solo. È incredibile. È incredibile. Sì, sì, sì. Come al solito, tutti amici, cara Alice. Come al solito, tutti amici. Bene così. Una slada di amici, veramente. Quasi era meglio Gianni Lena. Veramente. Era meglio Gianni Lena al posto di Andrea. Anche Andrea oggi ci va giù pesante. Forse gli è mancato giovedì. Deve recuperare. Allora, parliamo del match di quest'oggi. Entriamo nel vivo dei commenti, perché insomma abbiamo già introdotto qualcosa circa la squadra che andiamo ad incontrare. Beh, lo sapete bene, insomma, è una squadra che abbiamo definito essere rivelazione del campionato. L'abbiamo detto già nella gara di andata. Forse non ci aspettavamo questa continuità di risultati durante tutta la stagione, invece così è stato. Una squadra che sta lottando per migliorare ulteriormente la sua posizione in classifica, ovviamente davanti ai suoi tifosi quest'oggi un Dall'Ara sold out, quindi ci sarà davvero tanta voglia di dimostrare, soprattutto di rivendicare la sconfitta dell'andata. Udinese che deve tirare fuori in questo momento, in questa situazione, in questo contesto, le unghie più che mai. Che partita sarà? Tutto quello che ha. Tu hai parlato di continuità di risultati, io ti dico anche continuità di prestazioni, soprattutto perché forse il Bologna quest'anno è la squadra al netto dell'Inter che ha espresso anche un calcio più bello, un calcio più utile, perché ha portato punti, ha fatto vedere veramente dal punto di vista tecnico-tattico questa squadra delle cose che sono significative, sono importanti per questo campionato e difatti non è un caso che insomma abbia collezionato ben 62 punti e lanciando anche dei giocatori, perché appunto si è parlato non gioca Calafiori, però in realtà ogni volta che gioca Calafiori insomma fa vedere di che pasta è fatto, non gioca Orsolini e anche Orsolini è nel giro della nazionale, voglio dire sono giocatori importanti che comunque addirittura oggi non entrano nei primi 11, questo vuol dire che c'è anche una capacità della rosa, diciamo, ecco, importante e grandi meriti sicuramente al loro mister, a Thiago Motta, perché è riuscito con le sue idee di affermare un calcio che deve piacere alla gente, questo è quello che lui continua a dire ed effettivamente lo fa, rischiando qualcosina, sì, però è un rischio evidentemente calcolato ed evidentemente il gruppo segue in maniera insomma molto molto buona le sue idee e stanno venendo fuori questi risultati. Cosa deve fare l'Udinese? L'Udinese oggi deve fare quello che non ha fatto nelle ultime partite evidentemente, cioè deve tirar fuori una prestazione di orgoglio, di qualità, di quantità e di compattezza, perché contro questo Bologna che ha tantissime certezze e veramente poche incertezze, tu oggi vai a Bologna forse con la situazione diametralmente opposta, tante incertezze e poche certezze, quindi cosa devi tirar fuori? Devi tirar fuori l'orgoglio, ogni calciatore oggi deve pensare come sempre che è la partita più importante della sua carriera, quella di oggi, e poi lo sarà per le altre 4, perché giusto, Gian dice ci sono ancora 5 partite e quindi ci sono potenzialmente ancora 15 punti, quindi la possibilità di assolutamente venirne fuori. Chiaro che però devi invertire il trend, perché quello che ci preoccupa e ci preoccupa tutti chiaramente è un po' il trend che si è venuto a creare in queste ultime partite. Però ci sono anche un paio di giorni in più di lavoro da parte di mister Cannavaro, quindi sicuramente speriamo di vedere qualcosa anche da quel punto di vista, ovviamente dal punto di vista magari appunto di tirar fuori quel qualcosa che ancora non abbiamo visto a questi calciatori, e ci mettiamo dentro nel condimento un pizzico di fortuna, perché è vero, mi rilascio a quello che diceva il tifoso, giustamente il Bologna sicuramente avrà il pallino del gioco in mano e sicuramente creerà molte occasioni, Okoye dovrà farsi trovare pronto, non solo lui, tutta la linea difensiva, e magari un pizzico di fortuna, difatti ho tolto le bretelle per quello, magari dovrà venire in aiuto, perché oggi hai bisogno anche di quella.
Te la sei presa, per le bretelle, no, vedo. No, non me la prendo mai, non me la prendo mai. Vedo che il Poma è circondato da un altro gruppo di tifosi, tra l'altro c'è davvero un bel clima a Bologna, abbiamo visto sventolare la bandiera, la nostra bandiera, fino a poco fa nelle immagini. Poma, credo che Tiziano se la sei un pochino presa per le bretelle, però anche tu mi sa che devi fare un po' il punto sulle battaglie enogastronomiche con i vini friulani. Beh, ma il punto della situazione è questo, che il Poma prossimamente userà le bretelle, quelle che non usa più Tiziano, quindi non c'è mica nulla da vergognarsi. No, no. Però a me, come sapete, piace questa dieta zona che continua, però sto facendo un fioretto perché non sto bevendo alcolici, sto cercando di limitare i carboidrati e i dolcetti, insomma, sto facendo il mio fioretto e qualche risultato si vede, perché Jessica, si vede che sto dimagrando o no? Sì, sì, sì. Beh, anche vestito di nero slancia. Ah, slancia, slancia, slancia. Dov'è il tuo Joele? Perché l'ultima volta, insomma, volevamo sapere se questa storia d'amore continua o non continua. No, non c'è mai stata. Quindi. Non c'è mai stata, ecco. Quindi Sursa, tranquillo, non c'è mai stata. Ci sono anche le donne di Maiano qua. Il viaggio com'è andato? Bene. Tutto a posto? Sì, sì, sì. Per adesso tutto bene? Sì, per ora sì. L'ho gridato un bel forzoliese? Al mio 3, 1, 2, 3, così insieme, però guardate che grinta, 1, 2, 3, Fuarce Udin, Simpri, e comunque voi chi siete? Io mi chiamo Lorenzo. Lorenzo e? Federico. E Federico, di dove siete? Reana. Di Reana, chi vogliamo salutare? La nostra nonna. Cos'è per... Allora, intanto le nonne, il patrimonio veramente da salvaguardare, tutti i nonni, come si chiama la tua nonna? Lidia. Lidia, la salutiamo tantissimo, gli diamo un bacio, tifa per Udinese. Sì. Mamma mia, cara nonna, ti vogliamo tanto tanto bene, prossima trasferta devi farla con noi, eh. Cos'è per voi l'Udinese? La mia squadra del cuore, tifo molto. Stiamo soffrendo un po' in questo periodo, però la si ama sempre l'Udinese, no? Sì, sì. Facciamo vedere come sventoliamo la passione per i colori bianconeri, eh. Qual è il suo campione preferito dell'Udinese? Qual è il tuo giocatore preferito? Hai un giocatore preferito? No. No, no, tu invece? Samardzic, allora salutiamo anche Lazar, il grande Samardzic. Intanto continuiamo a vedere cosa succede qua, perché qua continua il banchetto enogastronomico, caro Ricino, ti abbiamo beccato, non esageri, mi raccomando, dobbiamo esagerare in campo noi. Sto sempre facendo quella valutazione fra prosecco e il vino locale, no? E com'è finita questa valutazione? Deve finirla però, questa valutazione. Impari. Buoni tutti e due. Buoni tutti e due. Vabbè, noi crediamo a questa cosa qui. Intanto, mi raccomando, preparami le bretelle. Tiziano, preparami le bretelle. La prossima trasferta la farò con le bretelle di Tiziano. Dovrò allungarle un po', però dai. Però... Vabbè, allora, dai. Non si sa mai. Bene, comunque buon gustaio il nostro tifoso, credo anche da casa, vero? Perché se ne intendono. Allora, sono arrivati tanti messaggi, no, in realtà non tantissimi, però per Tiziano Zampieri, ecco. Ci scrive Gianni da Buttrio. Attenzione. Signor Zampieri. Attenzione. Signor Zampieri. E già partiamo. Virgola a capo, spazio. Il prosecco molto formale. Il prosecco è di derivazione Carso Triestino, il paese di prosecco deriva dall'uva, sì, glera, e il Veneto ha dovuto prendere accordi con il Friuli, esatto, per continuare a mantenere il nome. Dunque il prosecco si produce anche in Friuli Venezia Giulia, per precisare. Certo. Poi mi scuso con Tiziano per la precisazione, ci scrive non so chi, adesso lo andiamo a scoprire, Fabri, ma ci manda una foto in cui praticamente... Addirittura, ma cos'è scatenato? Screen. Le origini del nome prosecco, tutto parte da un comune in Friuli Venezia Giulia, sì, eravamo a Trieste, che risale alla fine del Cinquecento. Prosecco. C'è una cosa, dici che ti crediamo... Io almeno sono astemio, lui anni di alcolisti anonimi e non sa niente. Vediamo come si arrampica sugli specchi. Io ho detto che avrei preferito sono anni che vedere bevo. Un paragone con il friulano, visto che insomma è comunque il vino che rappresenta probabilmente di più. Visto che è rosso, tu dici? No, il bianco, fin lì ci arriviamo. Non ti credo visto più. Che però. Quello che Alice, cambiamo discorso, perché non posso veramente parlare con te. È entrato qua dicendo so tutto di vino, cioè veramente so tutto dei vini. Tiziano se l'è cercata da sola comunque, ti sei messo tu da solo nei pasticci, con questa questione del vino. Inascoltabile. Tanto astemio tiro per te. Ecco, bravo. E io anche mi fido Vado da chi è veramente astemio, però. Io mi fido di lui, mi fido.
vino. Io so tutto dei vini. Marco, senti, ma visto che lui sa tutto di vini, mi commenti queste formazioni facendo riferimento un po'. Chiaramente rivediamo lo stesso tornando seri. Dobbiamo parlare, parlare anche un po' della partita, ogni tanto, ve lo dico, ve lo ricordo. Allora, tornando seri, 11 quindi confermato, era chiaro, no? Che non potevamo, scelte da parte nostra. Non potevamo aspettarci neanche grandi stravolgimenti, perché sì, è vero, come ha detto Tiziano, Cannavaro ha avuto più tempo per lavorare con la squadra, però ricordiamo, siamo scesi in campo giovedì. E comunque ha avuto altri 2-3 giorni, insomma. Sì, ma soprattutto lì non riusciamo a recuperare gli infortunati e quindi le scelte sono veramente ridotte all'osso. Per fortuna che rivediamo in panchina, non solo da oggi ma da qualche giorno, insomma, Brenner e Davis, quindi secondo me sono recuperati. Però chiaramente sono tutto da valutare, perché non li abbiamo visti. Invece devo fare i complimenti a Thiago Motta, un allenatore che onestamente avevo dei grandissimi dubbi, sia la sua prima esperienza in quel di Genova, quando giocava con il 2-7-2, non ho mai capito questo modulo. Però vabbè, non mi ha entusiasmato neanche alla Spezia, perché ricordiamoci che lui, si parla sempre il calcio, la programmazione, no? Lui ha un contratto in cui, se viene esonerato prima della fine dell'anno, c'è una penale da pagare. Quindi la società dice giustamente, pensa, vabbè, abbiamo Napoli e Milan le ultime 2 giornate, a cavallo tra l'anno vecchio e l'anno nuovo, e poi faremo delle altre decisioni, prenderemo altre decisioni, e fa 6 punti. Quindi incredibilmente è una natura che finora non mi aveva stupito. Invece a Bologna devo dire che sta facendo un grandissimo lavoro, oltre al gioco spettacolare che ha questo Bologna, perché va detto, ma anche per come utilizza la rosa. Cioè, sono tutti titolari, noi adesso stiamo discutendo Orsolini, no? Che è in panchina, Ferguson che è infortunato, Soumarò che è infortunato, sono tutti Calafiori, Fabian stesso, no? Questo Giovanni Fabian che noi l'abbiamo conosciuto, ce ne abbiamo sentito parlare, poi purtroppo l'abbiamo visto anche in campo, no? per le fortune del Bologna, ha saputo gestire la rosa, la profondità di questa rosa in maniera perfetta. Poi un pizzico di fortuna che nella vita ci vuole sempre, perché il Bologna vende Arnautovic, anche se è vero che l'anno scorso ha giocato molto meno, ma era forse il giocatore più rappresentativo, ed è scoppiato, no, è esploso, più che scoppiato, Zirkzee, un giocatore che a Parma non aveva quasi mai giocato, lo stesso Bologna l'anno scorso qualche apparizione, invece quest'anno sta diventando l'oggetto proibito del mercato anche delle squadre più titolate italiane. E poi cosa devo dirti? Bologna ha fatto 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 partite, è la vera rivelazione del campionato insieme al Verona, io non posso dimenticare, perché è facile guardare quelle che sono le prime in classifica, e Bologna sicuramente è la vera rivelazione, non dimentico neanche gli Scaligeri, perché dopo quello che gli è successo. Per quanto riguarda diversi, però effettivamente sì. Beh, assolutamente, loro giocano per il terzo posto potenzialmente, quindi nessuno mai poteva sperare all'inizio del campionato di vedere il Bologna in queste posizioni, come nessuno di noi poteva pensare di vedere il Verona a giocarsela fino alla fine dopo quello che è successo a gennaio. Da parte nostra, Alice, noi dobbiamo resettare tutto il passato, cioè noi abbiamo 5 partite che è quasi un girone, diciamo così, di qualificazione, chiamalo di Champions, chiamalo di fase finale mondiale, quello che vuoi, e dobbiamo fare, scusami, sono sì 5 partite, dobbiamo fare quello che non abbiamo fatto nelle precedenti 33, ovvero dimenticarci di tutto quello che è stato il passato e giocare alla morte fino alla fine, perché io mi rifaccio le parole di Gianluca, la salvezza passa tutta dalle mani nostre ancora, perché noi abbiamo Bologna oggi e Napoli lunedì prossimo, poi abbiamo 3 scontri diretti, quindi voglio dire, potremmo anche, noi dobbiamo essere positivi, perché noi non possiamo dire, perché se diciamo se perdiamo oggi, perdiamo Bologna, perdiamo le ultime 3, vabbè, e allora non sapeva neanche che giochiamo. Certo. Paradossalmente noi abbiamo 9 punti nelle ultime 3 gare, ma ce ne sono 15 in palio, perché oggi sono 3 punti in palio, dove l'Udinese può fare bottino pieno con tutte. Il Bologna all'andata, se vi ricordate, qua è stata l'unica vittoria fatta in casa, e quindi perché non possiamo ripeterci al Dall'Ara? Molto dipenderà da noi, dobbiamo essere freddi, dimenticarci tutto quello che di negativo c'è stato, chiedere un po' di fortuna. Questa squadra qua ha rimesso 19 punti negli ultimi 6 minuti di gara, no? Dall'85esimo al 96esimo, 97 quella in casa col Verona, abbiamo perso 19 punti. Immaginati dove potevamo essere se le partite durassero 85 minuti, 86. Quindi un pizzico di fortuna che ci serve in questo momento. Ce la meritiamo, dai.
E poi, ti ripeto, dobbiamo giocare alla morte, qualunque tipo di pallone, non più di partita. Quindi resettiamo il passato, anche se chiaramente non è facile, è più facile dirlo che farlo. Però questa deve essere la mentalità giusta. C'è un altro staff tecnico, c'è una mission adesso, perché fino a qualche domenica fa si parlava, no, terz'ultimo posto. No, adesso è conclamato, abbiamo una mission che si chiama salvezza, dobbiamo giocare per quello, ma abbiamo le potenzialità per poterlo ottenere. Lasciamo stare i gufi e le negatività, perché queste non aiutano sicuramente, ok? Poi magari tra un mese tireremo una linea e discuteremo. Oggi abbiamo un obiettivo unico, che è la salvezza. Giochiamo per quella su tutti i palloni, dal primo al 98esimo minuto di gara. Ah sì. Andre, tu giovedì non c'eri, ovviamente hai seguito quanto accaduto in campo, quindi anche tutte le discussioni che poi si sono innescate, i brividi che abbiamo avuto tutti in studio, non solo al 94esimo. Stesso 11 per Cannavaro, che quindi in questi giorni sicuramente avrà insistito su qualche aspetto, non dal punto di vista tattico, però magari ci aspettiamo qualche interpretazione diversa e che ovviamente il mister metta mano, no, dove ha rilevato esserci dei deficit maggiori, perché quei 20 minuti, seppur solo 20 minuti, credo siano stati una buona fotografia, no, di quella che è la situazione della squadra. Guarda, faccio, per arrivare a risponderti al meglio, parto dal Bologna, proprio perché mi voglio collegare anche a quanto detto giustamente da Marco. E Thiago Motta, un allenatore che è riuscito, prima di qualsiasi cosa, a valorizzare, a far rendere al meglio i propri giocatori. Quando un giocatore rende al meglio, si valorizza il collettivo. Quando arrivi a valorizzare il collettivo, l'idea dell'allenatore è molto più facile che vengano messe in pratica. Quindi diventi squadra. E questa è l'evoluzione. Quindi si va dallo specifico al collettivo, all'idea di squadra, di principi di squadra. L'Udinese in questo ha dimostrato che quando ci stava per fare quel passetto, per venire verso la squadra, è sempre caduta. Ma è caduta per delle ingenuità, per degli episodi che hanno girato negativamente, ma anche perché magari in quel momento non hai retto l'aspetto psicologico, non hai retto l'aspetto tecnico-tattico, quindi ci sono i motivi, inutile negarlo, siamo alla 34esima, quindi oggi il risultato è questo. Arrivo alla risposta. Cannavaro, che ha dato modo di avere una leggerezza diversa, ok, e l'abbiamo vista anche un po' nella sfrontatezza di andare a prendere la Roma in quei 18 minuti, sì, una maggiore 20 minuti. Aggressività, assolutamente, no? Io credo che invece, dal mio punto di vista, quindi poi magari è un'idea diversa, ma con l'obiettivo comune rispetto a quello che dice Marco, che posso condividere su certi aspetti. Io dico che invece sarebbe un difetto. Lui dice resettiamo soprattutto gli aspetti negativi per non essere condizionati, ho capito benissimo, ma invece io dico a questo punto tieniteli tutti, ma devi superare la paura, perché se tu te li tieni tutti non hai quella spavalderia che invece se tu resetti parti da zero. Io invece mi piacerebbe vedere che tutto sto amaro in bocca deve rimanere fino alla fine della partita, questa fame di punti deve rimanere dall'inizio alla fine della partita. Tu devi avere, anche se loro giocano per il terzo posto, tu devi avere oggi più fame e rabbia di loro, rimanendo squadra e costruttivo per il tuo reparto, per la tua squadra. Quindi oggi va richiesta, o da adesso in poi va richiesta, quel salto che di unione e di partecipazione, veramente con la massima attenzione, la massima umiltà e il massimo impegno, perché veramente, come si suol dire, bisogna sputare palline. Però, sì, come si diceva giustamente, è un destino che tu puoi anche determinare, perché è anche nelle tue mani, non sei solo a dipendere dagli altri, oggi anche dagli altri, ma il destino lo puoi determinare tu. Quello che diceva Andre è molto importante, perché poi le squadre ci hanno dimostrato, tutte le squadre, succede ogni anno, che lottano per la salvezza, quelle che riescono a uscire, che nelle ultime 8-7 partite fanno
in proporzione più punti di quanti fatti fino a quel momento. Come è successo per il Lecce, per il Cagliari, come sta succedendo per il Lecce, per il Cagliari, soprattutto, perché no, però anche per l'Empoli, per il Verona nel loro modo d'essere, in parte per il Frosinone, ma anche il Frosinone, ed è una cosa che invece manca all'Udinese, e che sono, queste non sono uscite le ultime due, però Lecce e Cagliari, che sono un po' invece uscite, sono uscite con questa forza di squadra. E per quello che forse, quello che diceva Andre, è la speranza legata a questo staff tecnico, no? Quello di riuscire a, proprio perché arrivano anche da un certo tipo di esperienze di squadra, no? Che se le portano dietro nella loro anche carriera da allenatori, io sto parlando di loro allenatori, Cannavaro, Paolo Cannavaro, Pinzi stesso, voglio dimenticare il background da giocatore, che non si dimentica mai, non lo dimenticano mai, però nelle loro esperienze anche positive da allenatori, credo che sia quello il primo vero focus da applicare all'Udinese, perché in realtà, come spesso abbiamo detto, le individualità prese individualmente, tanti giocatori dell'11 titolare dell'Udinese sono più forti di quella classifica lì, ma non importa più nel momento in cui sei dentro a quel tipo di corsa e serve essere squadra, perché te lo stanno dimostrando le squadre, soprattutto le Cagliari, facevo quei due nomi, che sono uscite un po' da quel blocco, no? Da quella lentezza di punti di fine classifica. All'Udinese serve questo, recuperare dentro le partite, e serve farlo per tutto l'arco dei 90 minuti, ma per un po' di quella forza della disperazione che solo essendo squadra riesce a riportare in campo, e devi portarla per tutte e cinque le partite che mancano. Beh, credo che la scelta comunque di un profilo come Fabio Cannavaro rispecchi proprio questa direzione, no? Cercare di tirare fuori, come dicevate, il meglio di questi giocatori, ma soprattutto lavorare da un punto di vista psicologico in questo momento, che credo sia la cosa di cui la squadra ha più bisogno. Certo. Poma, chi hai lì con te? Eccoci qua, cara Alice. Allora, qui con me ho un grandissimo personaggio, uno degli youtuber più famosi d'Italia, Giacomo Carolei, direttamente dalla Toscana, è venuto a Bologna per tifare Udinese, chiaramente, e quel pazzo scatenato che si presentava così per hobby quasi, con la maglietta della Juve in tutti gli stadi d'Italia, quello che rischiava di prendere tante botte, però sempre rischiato, simpaticamente, ma insomma lo facevi perché? No, perché volevo venire a Udine a conoscere te e tutte le tue colleghe che lavorano alla televisione, perché sono tutte buone, ecco, questo volevo dirlo, viva Udine, viva i Friuli e viva tutto quello che c'ha da offrire. E questa era la scusa per poter arrivare a queste belle fanciulle. Chiedimi, ci sei arrivato alle fanciulle? Ci sei arrivato alle fanciulle o no? No. Sei arrivato al Poma però? Sì, bravo, sì. Insomma, adesso non si fanno più quelle cose là. Adesso no, ti sei buttato sul mondo enogastronomico, mi pare. Mi sono buttato dalla finestra l'altro giorno. No, a parte tutto, ora ricomincerò a giugno, torno sulle spiagge, perché sempre per il discorso delle donne. Mi sono assentato per 5 anni per riposarmi e per cercare di capire in dove bisognava andare. Ho capito che il mondo del pallone è bello da vedere, ma non si può toccare, e quindi però magari... Perché le donne si possono toccare, infatti, scusami. Infatti volevo arrivare lì. Ecco, volevo arrivare lì, mi hai portato lì. Non si toccano neanche con un fiore. Però se poi qualcuna dice vabbè tocca, mi si toccherà. E se il solito, adesso parliamo di cose serie. Lui è un grandissimo mattacchione, un simpaticone. Parliamo di questa partita, 34esima giornata, una partita molto delicata per Udinese. Ma siamo qui per dare un po' di supporto a questo Udinese, che speriamo che con il grandissimo Cannavaro ce la faccia a salvarsi, e poi l'anno prossimo si vedrà come affrontare la stagione nel migliore dei modi. Quest'anno ora bisogna pensare a vincere in tutte le maniere. Complimenti, giustamente, ora tocca solamente così affrontare tutte le sfide come se fossero delle finali, è da tantissimo che lo diciamo, stiamo per entrare dentro noi, Alice, ci sarà anche il grandissimo Giacomo, sperando che non le prenda, perché comunque non le prenderà più, perché ormai sei bravo, sei diventato bravo. Ma Alice, gli si può dare il mio numero di telefono? Se lo vuole, sì. Alice, posso dargli il tuo numero telefonico, naturalmente le prime 3 cifre gli do a pagamento, va bene, vediamo. Le prime 3 vediamo cifre, cosa mi dice Alice, se posso o non posso. Vai, le prime 3 cifre va bene. prime 3 cifre, 3, basta. E basta, le prime 2, tanto sei le sanno tutte. Tutte le altre, Alice, sei come... Fa bene a non darti il numero, fa bene, Alice. Allora, Alice, noi stiamo entrando dentro, a parte gli scherzi, forza Udinese, viva tutte le donne, viva tutte le nonne e viva anche le bretelle di Tiziano, che prossimamente verranno in trasferta con me. Mandi Biei, a dopo, e forza Udinese.
Andiamo. Ciao ragazzi, allora buona partita. Buona partita a entrambi, ma anche a tutti i tifosi chiaramente che sono presenti dall'Ara. Un po' di messaggi da casa che dicono. Allora, i messaggi da casa vanno tanti in una stessa direzione. Sì. Comincio. Tanto rumore per nulla. Formazione identica oggi, sinceramente, due punte me le sarei aspettata. Questo è uno dei messaggi da un tifoso che non si firma, ma ne ho pescati anche altri. Perché, per esempio, un tifoso ci dice. Udinese alla disperata ricerca di punti contro la sorpresa del campionato. Questo è Stefano da Pozzuolo che ci dice mi fa piacere la vostra positività, ma noi dobbiamo fare tutti i punti che non abbiamo fatto in un intero campionato. Oggi come oggi mi aspettavo anche io due punte, Davis e Brenner, perché non giocano mai? Mi chiedo perché non ci possa essere un po' di coraggio. Alla fine, se si gioca sempre con gli stessi 11 che ci hanno portato ad avere questi punti, non è neanche, insomma, da doversi aspettare grandi cambiamenti. Quindi un po' di critiche alla scelta della formazione. Di fatto il discorso è, se fin qui siamo arrivati a questi punti con questi giocatori, perché non provare a cambiare? Il cambio dell'allenatore, da casa vorrebbero vedere qualcosa di diverso. Davis e Brenner sono loro due i nomi che si chiedono. Il cambio dell'allenatore può portare di sicuro energia, ma non so se, non accompagnato anche da qualche altro cambio, un altro tifoso ci dice, può portare anche tanti punti. Va bene, allora magari andiamo a rispondere più tardi a questi messaggi dei nostri telespettatori. Prima, per quanto già abbiamo toccato qualche punto, andiamo ad analizzare il Bologna e lo facciamo come sempre con il nostro servizio, o meglio con il servizio di Alessandro Sursa, il focus sul Bologna. Una sera di miracoli, fai attenzione. In una stagione drammatica per i tifosi dell'Udinese c'è pur sempre un ricordo positivo. Dici Bologna e sorridi. Sì, perché dopo i 6 punti su 6 regalati ai felsini l'anno scorso, quest'anno le zebrette hanno invertito il trend contro il rossoblù, battendoli con un sonoro 3-0 a fine dicembre, in quella che resta la sola e unica vittoria casalinga della stagione. Poco comunque, troppo poco, e infatti se Pereira e compagni si trovano in questa situazione di classifica è proprio per questo motivo. Che si potrebbe bere. Passare in 100.000 in uno stadio. Un solo successo tra le mura amiche e 4 in totale non possono bastare. Per la salvezza serve di più. E adesso il destino mette l'Udinese di nuovo di fronte ad un Bologna che esattamente come a dicembre arriva lanciatissimo allo scontro contro i friulani. A fine 2023 la squadra di Thiago Motta arrivava al Blue Energy Stadium forte di 5 vittorie e un pareggio nelle precedenti 6 partite. Vittorie che erano arrivate contro squadre tra le altre come Roma, Inter e Atalanta. Eppure quel Bologna si schiantò ad Udine sotto i colpi di Pereira, Lucca e Pagero. Adesso la situazione è simile. Posch e soci da metà gennaio in avanti hanno perso soltanto una partita contro l'Inter. Ripetiamo, solo una. Per il resto hanno steso la Fiorentina, la Lazio all'Olimpico, l'Atalanta a Bergamo e la Roma ancora all'Olimpico proprio una settimana fa nello scontro diretto per la Champions. E adesso arriva ancora l'Udinese. Ma questa sera fuori. Ma che squadra si troverà di fronte? Fabio Cannavaro? È leggermente cambiato il Bologna. Numericamente non gioca più con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1, ma preferisce un 4-1-4-1 e in questo modulo la pedina chiave è Remo Freuler, autentica diga davanti alla difesa. Poi davanti, a parte Joshua Zirkzee, si alternano tutti e la musica, come abbiamo visto, non cambia praticamente mai. Che giochino Orsolini e Salemakers o Urbanski e Ndoye, che giochi Ebischer o Fabian, il Bologna vince sempre e comunque. Mancherà Ferguson, infortunato sia al ginocchio, ma per il resto Motta ha ampia scelta. Quale stella sei? E dunque questo è il Bologna, servizio durante il quale abbiamo scoperto, Marco, che Tiziano è anche esperto di musica. No, veramente, cioè, di musica, di cucina, di vino, di tuberi. Cioè veramente, io... Assolutamente, cioè, detto che si poteva scegliere anche del sistema solare. Oltre a Lucio Dalla, Bologna ha dato alla luce anche altri, no? Cantautori. Ma insomma, ha detto questo è un attacco assurdo. Non è un attacco, si vede, ho detto un po' banale, un po' una scelta banale. Insomma, si poteva fare meglio. Poi siamo noi quelli che attacchiamo. E poi siamo noi quelli che attacchiamo. La prossima volta viene per sono arrivati con quella oggi di importunarmi. È proprio l'hanno detto.
detto dall'inizio della puntata, oggi vogliamo vedere il grado di tenuta di Zampieri. Scusami, detto, ci sono allude. Là, io mi tolgo lo scettro e do su tutto Zampieri, esatto. Perché da oggi mi tolgo, giustamente. No, però non puoi toglierti non possiamo toglierlo. Siamo noi dei tuoi sudditi. Un attimo, intanto lo scettro lo prenderà chi riempie i pullman. Attenzione. Beh, io sono a buon punto. Adesso ho un buon punto perché ci stiamo dimenticando che c'è anche questa gara. C'erano 47. Si è agitato perché il tavolone l'ha già spostato di mezzo. Sono orgoglioso di dire. C'erano 47 posti liberi 2 settimane fa. A quanto sei? A 45. Sì, ho messo mia moglie e mio fratello. Già qualcosa. Bene. Sì, no, sono contento. D'accordo. Cioè, io andando avanti così, secondo me nel 2026 organizzeranno questo pullman per venirmi a trovare. Benissimo. Sono cose che ti riempiono mentre d'orgoglio. Fate mente locale su quanti posti liberi avete sui vostri pullman. Io approfitto e lancio il momento di Gianluca Lena e quindi jingle sul pullman. Abbiamo detto sono sul pullman anche, ragazzi. Va bene, questo è il tuo momento. Non importa, sono sul pullman anche, ragazzi. L'analisi tattica, vai Gian. Allora, ho scelto un paio di clip, parlavamo con Andre dell'importanza di Zirkzee, principe, secondo me, del futuro del calcio e anche attuale, no? Per la tecnica che ha e per le movenze di alcune giocate. Nel clip che ho scelto, dove il Bologna anche ci fa vedere della grande qualità nel modo in cui ha di segnare e attaccare. Zirkzee è un giocatore, come vedete da questa clip, spesso si stacca dalle marcature, dalla linea dei centrali, diventa quasi il loro vero regista, il loro reale regista offensivo nella costruzione del gioco. Si vede molto bene nel gol contro la Roma, come nella sua uscita lo vanno subito a cercare. Quello spazio che si viene a creare, diciamo di distanza tra lui e a quel punto la linea di difesa, viene subito aggredito da uno dei quattro trequartisti, tendenzialmente uno di quei due che gli gioca direttamente alle spalle. Allargano poi il gioco su una delle corsie, ma ciò che impressiona di più di questa squadra, sull'onda della fiducia, ma di quei principi che fondamentalmente poi il tuo allenatore ti porta, ed è una conseguenza anche della crescita dei singoli nel corso della stagione, ti porta a fare, e che aggrediscono con 8-9 giocatori, vanno ad attaccare. In questo momento, in questa situazione, si vede nettamente, sono in 8 che arrivano anche dalla linea difensiva. Questo giocatore che vedo è Azuzi, se non mi ricordo male, che era arrivato da fuori, mi sono un po' a Sanssouci, che va ad aggredire la linea difensiva della Roma. E chiaramente diventa difficile per le squadre avversarie che difendono contro il Bologna riuscire a rispondere, perché i giocatori arrivano sempre lanciati sulla corsa, vanno a spezzare le linee, quindi ti tolgono via le marcature. Sempre al centro di tutto c'è Zirkzee, che viene cercato costantemente nelle loro costruzioni offensive di gioco. Si è visto molto bene in entrambi i gol contro la Roma che sono apparsi nelle due clip. Si vedrebbero ovviamente meglio a tutto schermo nei movimenti, ecco, vedete come vanno ad aggredire, eccetera. La clip successiva è legata un po' anche alla fase offensiva, che un po' viene concretizzata da queste situazioni, ma è importante vederla anche in questa clip successiva, fase di gioco della Roma dove impostano dal basso. Guardate, contate i giocatori che vanno ad aggredire, vanno a chiudere le linee passaggio, costringono la Roma ad andare dove vogliono loro. Arriva il terzino in anticipo, marcatura di anticipo, da lì riparte tutto, impostazione del Bologna, in cui c'è un'altra costante, oltre a quello che abbiamo detto nel caso dei gol, che è la continua rotazione dei giocatori. Nel momento in cui un giocatore si propone e non riceve il pallone perché magari la soluzione primaria se ne va via, libera lo spazio per qualcun altro, c'è grande interscambio di posizione. È difficile anche, lasciamo stare, capita anche per i loro difensori centrali, lo hanno fatto spesso con Calafiori portandolo dentro al campo, ma è anche difficile capire il ruolo di partenza, lo si conosce, ma poi nel corso dello sviluppo della manovra spesso si trovano, come in questa situazione, Zirkzee quasi a centrocampo a lanciare, poi la palla va fuori, va a lanciare la corsa di Ndoye. Quasi Zirkzee passa tutto attraverso, e passa comunque tanto attraverso ovviamente i piedi di Zirkzee. Proviamo a trovare anche qualche
qualche elemento da poter aggredire, perché il Bologna è stata la squadra contro la quale l'Udinese ha probabilmente, anzi senza probabilmente, fatto la miglior partita dal primo all'ultimo momento, all'ultimo minuto, anche nelle altre, anche rispetto alle altre tre giornate in cui aveva vinto. In questa situazione di gioco contro la Lazio l'ho scelta perché un po' quel tipo di recupero palla nella situazione può essere una caratteristica che impone anche l'Udinese. La squadra sta difendendo, il Bologna sbaglia la misura, la velocità di un passaggio in uscita con Lucumi, a quel punto diventa facilmente aggredibile dalla Lazio, recuperano palla con grande aggressività, vanno a, lo si vedrebbe poi nel replay, recuperano il pallone e vanno subito ad aggredire una difesa che a quel punto è poco, è mal posizionata, e vanno poi ad aggredirla con l'inserimento, in questo caso di Zaxen, loro alla d'attacco, ma ci vuole la grande forza, ecco, si vede anche da questa immagine il passaggio sbagliato di Lucumi, quell'aggressione della Lazio che a quel punto fa ripartire una ripartenza, fa partire il contropiede della Lazio che permette alla Lazio di segnare il gol. Quella partita poi la perde la Lazio, non importa, ma quella caratteristica, un po' perché è tipica anche dell'Udinese nel recupero palla, non ha tante altre armi l'Udinese di rubare il pallone e provare a fare male agli avversari. Recupero palla tendenzialmente dentro alla propria tre quarti e ripartenza forte con le mezzali, purtroppo nel corso della stagione con i due esterni, ma tanto con le mezzali, ma ci vuole quel tipo di aggressione per poi provare a far male. Questo può essere un elemento in cui provare a far male al Bologna. Certo è che il Bologna ha preso pochissimi gol anche nelle ultime settimane, no? Ha preso uno a Bologna, ha preso uno con l'Inter, con il gol che è dovuto arrivare da Bissek, dal centrale che è salito fino all'area avversaria, quindi anche far gol al Bologna non è facile. È un gol a Roma, ha preso due gol. È il gol a Roma che ho appunto detto. Ci vuole quella capacità di aggressione nel momento in cui un passaggio tecnicamente può uscire sbagliato, uscirà sbagliato anche al Bologna, però bisogna farsi trovare pronto, e qua mi riallaccio a quello che diceva Andre, grande attenzione, soglia mentale, soglia psicologica molto alta, grande attenzione e soprattutto no errori come quello che è costato poi fondamentalmente la sconfitta anche giovedì contro la Roma. Non tanto l'angolo è un punto debole dell'Udinese, oggi bisognerà evitare di prenderne cercare di prenderne quanti meno possibile, ma quell'errore che ha portato al calcio d'angolo, perché quell'errore lì non è un errore, nasce tecnico, si sviluppa come lettura della situazione di gioco, non solo da parte di Ferreira che poi sbaglia tecnicamente, ma anche da parte di Wallace, bisogna sottolinearlo, un giocatore di grande esperienza, bisogna chiedere più a questi, non bisogna aspettare che siano sempre i tuoi compagni, perché quella situazione lì, tre allenatori possono smentirmi quanto prima, è una situazione per la quale io stoppo male il pallone, tanto arriva il mio compagno, ci penserà lui a risolverlo, invece no, perché ho sbagliato io, ho la possibilità di rimediare, lo faccio, vedo meglio il campo, quindi sì. Quel tipo di errori oggi non è consentito, non era consentito neanche contro la Roma, ma non sarà consentito da qua a fine campionato. Assolutamente. Se capita, bisogna che siano altre situazioni a metterti in difficoltà. Questi errori, questi scivoloni sono assolutamente da evitare. Prego. Benissimo, bellissimo. Solo una cosa, quando dici dovremmo evitare i corner, io oggi invece spero di avere contro 15 corner. Ah certo, perché e non prendere gol ovviamente. Perché se 15 certo, corner tipi. Non portano sì, un sì. gol, allora io creo una fiducia. Certo, cioè quello che voglio dire è che devi anche affrontarlo il problema. Devi. Purtroppo non puoi solo fare il giro o cercare di evitarlo. Devi cercare di. Io voglio averne tanti, ma voglio vedere come difendiamo sui corner. Perché ti ricordi in conferenza giovedì Cannavaro ha detto si può cambiare. Si può fare, ma si vedranno delle cose. Voglio vedere se sono probabilmente. Se hanno avuto il tempo di provarle. Esatto. Poi non hanno. Siccome questo è un argomento di discussione importante, perché le ultime partite sono state decise a sfavore dell'Udinese da questi episodi, ecco perché dico. Sì, dobbiamo cercare di evitarlo, sicuramente non bisogna regalare un corner come quello che è stato regalato giovedì, ma paradossalmente ti dico, affrontare il problema e risolverlo positivamente è il primo modo per darti maggiore certezza e farti uscire da quello che è il comunque quello che difficile. Dice Tizia ha ragione, oggi sicuramente vedremo qualcosa di diverso, perché vedremo, a mio avviso, vedremo i giocatori più forti marcati a uomo, anche secondo me, pallone mista. E con qualcuno a cercare ovviamente il pallone, ma secondo me questa sarà la prima variante, perché impossibile non prendere delle correzioni rispetto a quanto ci ha fatto vedere la squadra, dovevano essere fatte molto prima, non importa, bisogna prendersi atto, per fortuna è arrivato uno staff che secondo me l'ha ovviamente subito capito e inquadrato. Sì. Beh, appunto, capiremo durante la partita, ma avevamo tutti quanti il sentore
che questo sarebbe stato il primo aspetto in cui, appunto, visto quello che è successo anche nell'ultima gara, Cannavaro e lo staff avrebbero messo mano. Posso aggiungere una cosa? Sì, veloce, perché altrimenti non possiamo... Che abbiamo da fare. Abbiamo da fare. Velocissimo, ti ho segnato nel pullman. Sono, ah, 100, sì, sì, perfetto, siamo 44, sono 149 mancano, euro mancano. Che mi dai dopo perché in incasso io i soldi. Grazie. Mi hai fatto un po' di sconto perché ha fatto una bellissima analisi. Sì, certo, 150, 149. Mi sembra di aver no, ma vi ringrazio, vi ringrazio. Posso andare adesso? Va bene, sì. Poi, hai vinto la possibilità di scegliere per primo. Allora, il jingle dell'uno e l'altro l'abbiamo già visto. Vediamo invece la grafica, perché vi posso assicurare che ne sono successe di tutti, no, i colori. Vabbè, ma... Io non giustizia vi dico fatta. Chi... Ma non giusti... è... Giu... Ma non è... Ma... Quindi, chi ha preso il punto? Ma io me ne vado adesso. Giustizia è fatta. Dillo tu. Facciamo dire ad Alessandro. Ale, posso? Possiamo... Tiziano, mi hanno comunque veramente fatto sudare, giusti, questi giorni. Mi hanno veramente fatto arrabbiare. Voti giustizia cambiati, voti dati, sì, apposta a un altro giocatore per non far prendere brutte, brutte cose. Ma così il punto l'ha preso Tiziano, contentissimo per Tiziano. E Andrea, ok, perché con la scelta di Cristante. No, ma prendere distanze. Con la scelta di Cristante. No, a parte, scusami, adesso non è per cattiveria, io so che Tiziano però scarnecchia. Io l'avevo scritto qua, avevo scritto, ok, ecco, quindi, ecco quindi mettiamo i puntini sulle B. Poi qualcuno che ha votato, io non voglio fare nome di Gianluca Lena perché onestamente non sono uno, sì, c'era un po' del pass, sì, c'era un po' del pass, ha votato uno subito. Poi è tornato indietro, cioè voi immaginatevi di andare, sì, alla scheda, al seggio elettorale, votate uno, poi vi fate ridare indietro la scheda e votate un altro il giorno dopo, perché se no è successo di tutto, è successo di tutto, inaccettabile. Ho al principio della compatibilità dei deputati, io ho visto in Bulgaria delle elezioni più regolari di sono quelle. D'accordo. Ho dovuto... Ma come sei d'accordo? Ma no, ma sono dillo d'accordo. Che hai dovuto scrivermi ho in privato. Ho dovuto parlare con Alice in privato, ci siamo dovuti riunire. Anche i voti che avevi ricevuto tu erano stati voti, diciamo, dati anche da persone che volevano far di tutto affinché non vincesse qualcun altro. Esatto. Brutte storie. Ecco, fatemi dire una cosa ai nostri amici a casa. Storie. Pensate come passo io i sabati pomeriggio. Ho detto tutto, ma però, ragazzi... Ho le prove. No, vabbè, c'è uno screenshot. Cioè c'è uno screenshot che vi faccio vedere, che la nostra regia ha acquisito. Vediamo. Eccole le prove. Mi dispiace, ma per Cristante ci sono quattro voti. Questo è lo screenshot della nostra chat. Ma questo è un altro discorso. Dopo che Gianluca Lena è rientrato. La carta canta. Sono stato qua. Messaggio con la carta. Io veramente. Come possiamo perdere con 4-2? Alessandro, tu ti prendi le tue responsabilità. Io mi rivolgerò a chi di dovere. Perché è inaccettabile. Va bene, ma soprattutto chi ha preso? Non c'era, ho telefonato ieri, non c'era. Ma chi ha preso? Sì, che poi come faceva a dire Awar, se era scelto la volta prima. Allora, abbiamo un minuto per scegliere i giocatori di oggi. Un minuto, quindi di sicuro non da Zampieri e Toffolo. Sicuramente, visto che ha scelto Awar la scorsa volta, inizia Gianluca Lena. Le scelte sempre un po' più ultimo. Sì, grazie. Voglio continuare a fare delle scelte così un esotiche. Po' più sì. Esotiche fino a un certo punto, quindi dirò, dirò esattamente, ma tanto per persa ormai la perdo col sorriso, non posso più raggiungere Andre, quindi dirò Salemakers, sì, e proverò ad utilizzare Pagero. Dai, ha fatto una gran partita all'andata, speriamo la faccia anche questa. Bravo. Visto che ha sofferto ieri pomeriggio Ale. Allora, io prendo, vado banale, Zirkzee per loro, per noi invece io proverò a prendere Wallace, mi aspetto una gran gara da parte del nostro mediano, perché o la va o la spacca. Tizio Marco, pari e dispari. Guarda che signore che sono, dico Marco perché io ho vinto, quindi. Marco, prego. Ha preso. Cioè, giocatori che... Abbiamo vinto noi, poi giocare tu. Balla. Dai. Segno? Vai. No. Ma io, da parte nostra, prendo la squadra. Posso prendere la squadra? Sono convinto che faremo una grande partita. Ma che risposta? Ma che risposta? Una risposta che sta succedendo e voi mi dite... Ma perché devo andare in pubblicità. Rapidi. Dai, scegli. La squadra. Posso scegliere la squadra? Intanto scegli la squadra. La squadra da parte nostra e da parte nostra scelgo il Bologna. No, il Bologna no. El Azuzi, che credo che secondo me potrebbe ripetere un altro exploit. Spero di no. Però, no, da parte nostra. Ragazzi, devo andare in pubblicità. Da parte nostra prendo la squadra, non sto scherzando, okay. Ma Lucky va bene. Bene. Penso che sarà lui a risolvere la gara quest'oggi.
Titi. Eh beh, ma allora mi avete lasciato Zirze, visto che l'ha detto solo il giornale. Ma no, ma certo, lo stesso, allora io, già che ci sono, me lo prenderei per loro. E invece per noi, appunto perché deve fare una gran partita, quindi o l'uno o l'altro, Bijol. Ci sta. Perfetto. E abbiamo concluso. Bene. Guarda, io vado su Ndoye e Luca. Ma nessuno ti ha chiesto dove vai tu, però. Chi hai scelto, scusami? Ndoye e Luca. Ndoye, onesto. Sì. E Luca. Cioè, ragazzi, allora. Ciao, Zesco, era più democratico. Bene, queste sono le scelte di quest'oggi. Io devo assolutamente andare in pubblicità per permetterci di seguire la partita dal fischio d'inizio. Pubblicità e ci vediamo tra pochissimo con Bologna-Udinese.